Non era male, poi c'era il Capitan Harlock, che è un film che è piaciuto moltissimo, credo anche a Lillo e Greg, no? Il Capitan Harlock. Il personaggio di Harlock è il più antico, il più vecchio. Si trattava di un'opera subitamente successiva al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Mio padre era un pilota e purtroppo sul campo di guerra ha perso tanti dei suoi delle persone che guidava, e diceva appunto come fosse inutile fare delle battaglie. Io già in quei tempi mi chiedevo: ma le macchine che tipo di elementi sono? Possono aiutarci a volare? Chiedevo a mio padre se esistessero i marziani. Dice sì, forse esistono, forse no. E quindi appunto c'erano vari sogni. Mi ricordo che c'era appunto questa parola Harlock, che comunque era come quasi onomatopeica, e dentro di me risuonava. Non so neanche io perché risuonasse così tante. Un personaggio che avesse una bandiera pirata era qualcosa che io volevo dipingere, che però potesse andare nello spazio. E questo è stato il tipo di risveglio che io ho avuto. È così che appunto è nato il personaggio di Harlock. Il significato della sua bandiera con il teschio vuol dire libertà. E io, tenendo tutto questo a mente, sempre di più, voglio creare delle nuove narrazioni, delle nuove storie. Perché io ho ancora tantissimi sogni. E come autore, come creatore, ideatore, io probabilmente non sono neanche a un decimo di tutti quanti i sogni che ho nella mente, non, quindi da adesso in poi voglio continuare a darmi da fare, dare del mio meglio. Certo, adesso questa è un'animazione in computer grafica, con immagini in 3D, ovviamente diverso rispetto all'animazione disegnata a mano, perché utilizza il computer. Originariamente, per riuscire a creare tutte queste immagini, servirebbero probabilmente 5.000 persone se uno volesse farle a mano. Ci troviamo in questo momento a un grande bivio, un grande punto di cambiamento, e probabilmente io posso dire che da questo punto di vista siamo in una bella posizione. Ci troviamo all'inizio di una nuova era. È un nuovo viaggio di Harlock che è appena iniziato. E c'è una cosa che vorrei anche dire qui, e versare lacrime non è assolutamente una vergogna, invece è vergogna smettere e arrendersi. Quindi è sempre importante, si possono versare lacrime purché si continui ad andare avanti, purché non ci si arrenda. Questo è ciò che vorrei fare capire ai giovani. Questo è il messaggio che proprio questo non solo ai giovani giapponesi, ma ai giovani di tutto quanto il mondo, che possano essere spinti e stimolati dalle mie opere. Grazie.